Ciao a tutti ragazzi e buonasera. Allora, in questo video torniamo al tema della cristalloterapia, cioè l'utilizzo di cristalli, minerali e pietre a livello energetico vibratorio e per il benessere olistico. Quindi la cristalloterapia innanzitutto non sostituisce la medicina tradizionale, ma è un metodo di supporto, quindi non sostituisce assolutamente la medicina tradizionale, ma è un lavoro che, un po' come il Reiki, opera a livello olistico, quindi a livello di tutti i quattro corpi, mentale, fisico, mentale, emozionale e spirituale. Questa volta vi parlo del diamantino di Herkimer, che è sempre, insieme a Chicco, vi parlo del diamantino di Herkimer, che è sempre un CO2, quindi non è un diamante, è un quarzo che viene estratto in modo particolare, cioè viene estratto unicamente nella località di Herkimer, presso New York. Questo particolare quarzo in realtà è leggermente più duro del quarzo normale. Il quarzo è un CO2, quindi è formato da biossido di silicio, è un 7, nella scala di Mohs ha un 7 di durezza. Il diamantino di Herkimer è un 7,5 e viene chiamato diamantino perché solitamente nelle sue manifestazioni più pure ha un punto di diffrazione, ha una luminosità che è paragonabile a quella del diamante. Non è proprio come il diamante, sarebbe una sciocchezza dire che è luminoso come un diamante, però è estremamente, estremamente luminoso. Solitamente si presenta in forma biterminata, quindi adesso ve lo faccio vedere. Questo è un diamantino di Herkimer, anche molto bello, doppia punta. Purtroppo settimana scorsa mi è caduto e si è creata una piccola spaccatura sulla punta. Vabbè, pazienza. Ce l'avevo addosso al collo in una gabbietta ciondolo. Togliendo la maglietta, purtroppo mi è caduto. Vabbè. Solitamente più sono piccoli, più sono perfetti. Quindi vedete che sono veramente brillantissimi, proprio hanno una luminosità impressionante. Ecco, ce ne sono di varie forme. Ci sono anche dei cristalli di notevoli dimensioni, anche puri, ma costano veramente tanto. Questo non so se è un diamante di Herkimer, non penso però è veramente puro. È simile a un diamante di Herkimer, però è veramente puro. Allora, ce ne sono anche di, non ve li faccio vedere tutti perché in particolare ne ho uno adesso sto usando e sono un po', lo tengo per me. Però, ad esempio, ci sono anche di dimensione un po' più grande, un po' meno puri, ecco così. Quindi sostanzialmente anche un cristallo diamante di Herkimer non puro, come questo, ad esempio, molto, molto opaco, molto lattiginoso, può essere usato tranquillamente. In questo video faccio l'accostamento con la malachite. La malachite è una bella pietra verde. Adesso non vi dico la composizione chimica perché non me la ricordo. È una bella pietra verde. Molto affascinante perché è zonata, è striata, molto molto bella. E la malachite ha questo colore così intenso grazie alla presenza di rame. Perché associo il diamante di Herkimer alla malachite? Perché la malachite, una delle proprietà della malachite è quella di far emergere tutte, insomma, di lavorare e far emergere quelle zone ombrose del cuore, quelle zone emotive, emozionali non pienamente risolte, illuminate, guarite, portarle alla luce affinché possano essere coscientemente viste. Quindi è una pietra che lavora benissimo su quest'area qui, sul plesso cerebrospinale del cuore, sul plesso cardiaco. Lavora molto bene la malachite sul plesso cardiaco qui. Si potrebbe associare anche ad altri cristalli, come ad esempio il quarzo rosa.
Se la malachite ha un effetto di portare alla luce, di portare in superficie quelle ferite del cuore, quei semi, quei samskar, quei semi del cuore non ancora guariti, il quarzo rosa, per esempio, potrebbe avere questa capacità di lenire dolcemente attraverso la sua vibrazione così amorevole, che ricorda un po' la madre divina, lenire il dolore. Però oggi lo accostiamo al diamante di Herkimer, che è veramente una pietra straordinaria. Quindi il diamante di Herkimer, mentre la malachite ha questo potere di aiutare se si usa coscientemente in meditazione, vi ricordo che le pietre non fanno miracoli. Le pietre sono alleati, da sempre note a mistici, sciamani, maestri, anche indiani, perché i maestri indiani, ad esempio, lo Swami Sri Yukteswar, il maestro di Yogananda, ha più volte affermato che pietre e cristalli hanno un potere, e così molti altri maestri. Quindi non fanno miracoli, però sono utili, anche gli sciamani le usavano per contattare i poteri universali, come punti di accesso all'infinito intelligente, eccetera. Non fanno miracoli, i cristalli devono essere usati coscientemente, il che vuol dire che ci si avvicina ad essi in un modo sacro, ci si avvicina ad essi con un intento meditativo e quindi si lavora con essi coscienti del proprio scopo. Quindi la malachite ha questa capacità di tirare fuori, aiutare l'emersione di queste ferite irrisolte, mentre il diamante di Herkimer, grazie alla sua frequenza, alla sua vibrazione così pura, così cristallina, così energetica, aiuta la pulizia, la trasformazione, la trasmutazione di queste energie. Quindi sono veramente due pietre che lavorano bene insieme. Il diamante di Herkimer dona vitalità. È utile meditare con essi anche quando si è in un periodo di scarico, si è scarichi, quando si è corrono come pazzi. Quando si è in un periodo di anche usciti da un periodo di grande pesantezza, di tristezza, di depressione, è un cristallo. No, la grandezza non è importante. La grandezza e le dimensioni sono un fatto mentale, un fatto soggettivo. Cristalli di grandi dimensioni hanno sicuramente, per via del maggior numero di molecole, ad esempio di quarzo, sono adatti a lavori di gruppo, sono adatti a lavorare. Io ovviamente sto meditando questo, la posizione del loto, però non è tanto importante nel lavoro personale che il cristallo sia molto grande. Quello che conta è la sintonia. Noi dobbiamo imparare a sintonizzarci profondamente con i mondi naturali. Allora, se ci sintonizziamo con il cuore di un cristallo, che non è in un punto preciso del cristallo, il cuore del cristallo, il cuore del cristallo è il suo centro di coscienza, cioè il suo sé profondo, la parte divina che è in ogni molecola. L'importante è la sintonia. Quindi possiamo lavorare, ad esempio, con questi due minerali, tenendoli uno in una mano e uno nell'altra, oppure ponendoli entrambi sull'area del cuore. Ecco, meditarci insieme, possiamo portarli con noi, possiamo dormire insieme a queste pietre, con l'intento, ovviamente, di accedere alle loro risorse, che sono divine, sono poteri naturali, sono capacità naturali. Il quarzo, avendo un reticolo cristallino estremamente compatto, armonico, un reticolo basato su una geometria sacra che si ripete all'infinito, ha la capacità di trasmettere, amplificare l'energia e ritrasmetterla a impulsi regolari, a impulsi stabili e regolari. Per questo motivo, gli indiani d'America dicevano che i cristalli erano grandi accumulatori di energia. Infatti i Cherokee, Lakota, i Sioux, insomma gli Apache, non so, anche forse gli Apache, non lo so, però la maggior parte dei popoli nativi utilizzavano proprio queste bacchette di cristallo, queste punte di cristallo, per operare grandi guarigioni.
il cristallo è anche un alleato nella meditazione, ad esempio. Meditare con il cristallo con un intento positivo, quindi vuol dire che noi, cioè la meditazione, che finalità? La meditazione ha la finalità di rivelare il sé, cioè di rivelare quella essenza universale, cosmica, che è la sostanza di tutta l'esistenza, la sostanza della nostra vera natura. Per rivelare questa esistenza dobbiamo calmare la mente, calmare il cuore, cioè calmare i vortici di sentimento e agitazione. Quindi la meditazione ha questa funzione in tutte le sue varie varianti di portarci all'interno, verso l'interno. Esistono due tipi di meditazione, con seme e senza seme. La meditazione con seme è una meditazione che fa utilizzo di un oggetto, ma l'oggetto non è un oggetto all'esterno, è un punto focale da generare all'interno di noi, sempre all'interno bisogna andare. In questo caso, se usiamo un cristallo per meditare, interiorizzeremo la presenza del cristallo all'interno di noi. Comunque il cristallo che noi guardiamo all'esterno lo possiamo percepire attraverso la nostra coscienza, quindi accade all'interno del nostro senso di esistenza, quindi è sempre all'interno di noi, anche se i sensi esteriorizzati ci dicono che il cristallo è un oggetto esterno, in realtà sta avvenendo all'interno della nostra coscienza. Quindi una meditazione con seme è anche ad esempio una meditazione per la pace, nel quale ci focalizziamo su un seme, cioè una focalizzazione, un punto focale interiore, un fuoco interiore. La meditazione senza seme invece è la meditazione sul sé, cioè lo stare o appunto su Dio, sulla divinità interiore, oppure semplicemente sul senso di esistenza. Anche la meditazione sul respiro è una meditazione con seme, perché il respiro non è altro che un movimento del sé, in realtà è un movimento dell'energia universale, dell'energia vitale, che ci porta verso l'interno. Il respiro ci porta verso l'interno. Tutti i grandi maestri hanno parlato del respiro. Il respiro è energia divina. Leggo Teresa che dice che ascoltare queste parole gli fa un effetto terapeutico. Molto bene, sono contento di questo. L'importante appunto è sollevare l'energia e sollevarla verso l'interno, verso il divino. Noi siamo qua per realizzare il sé. Lo scopo della vita è realizzare il sé, cioè realizzare la nostra sostanza, la nostra essenza, ciò che tu sei. Sei qui per realizzare ciò che tu sei. Tutte le cose di questa vita non te le porterai con te. Le stanchezze, i dolori, i problemi, i guadagni e le perdite non le porterai con te. Il tuo sé immortale, invece, è ciò che ti permette di percepire tutto il resto. Senza il tuo sé, tutto questo non potrebbe esistere. E questo non ha nascita e non ha morte. Quindi tutte queste tecniche, anche di guarigione, anche di lavoro sulle emozioni, in realtà sono molto misere, molto fini a se stesse, se non hanno lo scopo elevato di condurci verso una comprensione più profonda. Praticare Reiki, praticare cristalloterapia o praticare qualsiasi altra forma di spiritualità al solo fine di garantirci un maggior benessere in questa vita, è uno scopo basso della spiritualità. Lo scopo di queste cose deve essere quello di avvicinarci a Dio, alla divinità interiore, al sé. Se lo scopo è soltanto guadagnare qualcosa, siamo ancora alla scuola elementare della spiritualità. Va bene, certamente. Il miglioramento esiste, quindi va bene, come dire, far qualcosa per rendere la propria vita più piacevole, più gioiosa, più gaudiente, più felice, ma lo scopo vero di ogni autentico sentiero spirituale è quello di conoscere il sé, cioè questa sempre cosciente, sempre esistente, sempre beatitudine, questa Sacidananda che è l'essere nella sua totalità. Essendo parti dell'essere, i minerali hanno delle qualità. Che cos'è l'anima del minerale, l'essenza del minerale? È qualità. Ogni cosa nell'esistenza è una combinazione di qualità, è una combinazione di elementi, è una combinazione di guna. Quindi i minerali hanno delle loro proprietà. Tutti
Tutto nel creato è regolato da un intricato sistema di corrispondenze. Quindi abbiamo che i minerali sono collegati a corpi celesti, a stelle fisse, a posizioni dello zodiaco, sono collegati a posizioni all'interno del nostro zodiaco interiore, sono collegate a determinate frequenze ed energie, sono collegate a determinati raggi. Quindi per simpatia, per assonanza, i vari elementi ci aiutano a scoprirne la verità. Quindi i minerali sono estremamente potenti in questo, come le piante, anche le essenze floreali, i fiori, le piante, gli alberi hanno i loro poteri, hanno le loro capacità. Così anche i minerali. Ognuno di noi ovviamente si sentirà particolarmente attratto verso alcuni minerali o verso alcune piante e magari meno verso altre. Il mio rapporto con le pietre è immediato e intuitivo, istintivo. Mi basta toccare un cristallo per sentire immediatamente il cambiamento dell'energia all'interno della spina dorsale. Ho proprio un rapporto molto diretto con loro. E negli ultimi anni questa percettività rispetto ai minerali si sta amplificando. Mi ricordo di aver letto un messaggio di Crayon dove Crayon dice che negli ultimi anni sempre più persone riescono a sentire i cristalli. Proprio parlano i cristalli adesso, molti. Questo perché la nostra coscienza si sta risvegliando, ci stiamo allineando sempre di più alla verità interiore, stiamo riscoprendo che non siamo un organismo di carbonio biologico, ma siamo essenzialmente spirito eterno, siamo quella beatitudine che non ha nascita e non ha morte, vero? Vero? Sei d'accordo? E anche lui, ha la stessa essenza, vedi, condivide la stessa essenza. Non c'è differenza tra un animale e un essere umano se non nella tipologia di strumento attraverso cui l'essere mette a fuoco il suo senso di esistenza. Nell'essere umano la vita mette a fuoco l'esistenza attraverso un corpo fatto di tot elementi, un corpo fatto di tot chakra, di tot centri cerebrospinali. In un animale la vita nella sua totalità mette a fuoco l'esistenza attraverso un diverso tipo di vita. È vero che il sé può essere realizzato al nostro stadio, ma non allo stadio umano comune, allo stadio umano avanzato. Perché nello stadio umano comune, l'essere umano è tutto preso dalle illusioni esteriori, è tutto preso dal coinvolgimento con i sensi. Invece, nello stadio avanzato dell'esperienza umana, questa direzione dell'energia viene invertita e quindi l'energia, anziché fluire verso l'esterno e verso i sensi, fluirà verso l'interno e verso l'alto e quindi verso il sé. Quindi il viaggio umano è un viaggio di ritorno a casa. Quindi il viaggio umano inizia quando sorge l'ego, cioè quando sorge un forte senso di indipendenza rispetto alla propria razza, un senso di individualità. Quando l'essere umano arriva a un punto nel suo viaggio della coscienza da rompere questo senso di individualità nel riconoscere che il sé fondamentalmente è uno, indiviso, ricomincia questo viaggio a ritroso, fino a questa esperienza di samadhi interiore, di unione, di dissoluzione dell'identificazione con la forma, e quindi questo nirvana, o come lo chiamano altri maestri, il nirvikalpa samadhi, che non, altro non corrisponde che alla cessazione della continuità nel divenire fenomenico. Cioè, una volta che il sé è realizzato, il corpo ci sarà finché la forma, finché il meccanismo che lo ha messo in moto, quindi la vita, non ha finito di esprimerlo, e una volta finito di esprimerlo, non c'è più rinascita. Ma questo. Allora, torniamo ai cristalli. Ogni volta inizio un discorso e poi divago e chiudo. Questi due, il diamante di Herkimer e la malachite, lavorano molto bene insieme. Soprattutto se stai affrontando un periodo molto stressante, soprattutto se stai affrontando zone di te, della tua parte emotiva, che non riesci a trasformare, zone abituali, cose ricorrenti, ferite ricorrenti,
può essere anche usato per affrontare, purificare, trasmutare le dipendenze, tanto fisiche quanto emotive, quanto affettive, di qualsiasi genere. L'importante quando ti avvicini a questi sacri doni di Madre Terra è innanzitutto un intento alto, cioè io offro questa purificazione del mio essere al massimo bene universale. Quindi che questo lavoro su me stesso possa giovare a tanti altri a me connessi. Quindi lo offro proprio per il bene di tutti. E poi dedichiamo questi cristalli al bene universale. I cristalli non ci appartengono, cioè sono esseri che appartengono alla Madre Terra. Quindi, no, leggevo il commento di Rosella che dice: ognuno fa il passo che riesce a fare verso il sé, per piccolo che sia, secondo il mio parere è sempre molto importante. Certo, assolutamente sì. Buona serata anche a te, sono d'accordo con te. Però mi hai fatto perdere il filo. Allora, ecco, dedichiamo il cristallo al bene universale, sono doni della Madre Terra, quindi non li porteremo con noi quando andremo via, quando questa forma cesserà di essere così, quando finirà questa esperienza, non porteremo i cristalli con noi, i cristalli rimarranno qua. Quindi è importante usarli con questa consapevolezza, non ci può essere possesso. Questi sono strumenti che ci sono dati come alleati, anche noi aiutiamo loro a evolvere, eccetera, eccetera. Quindi questo è un bel accostamento. Un bel accostamento, Malachite e Diamante di Herkimer. Il Diamante di Herkimer si trova, anche se solitamente più è puro, più ha dei prezzi molto elevati. Una volta si trovavano facilmente a prezzi più accessibili, vi parlo di 20, 25 anni fa, 15 anni fa. Adesso è un po' difficile trovarli. A questi prezzi, diciamo, di una volta si trovano, ma meno facilmente. Più facile trovare dei pezzi un po' opachi, più opachi, ma comunque non importa. In teoria, più un cristallo è trasparente e più l'energia veicola in modo veloce, rapido, fluido, ma non è una cosa universale. Non è che debba essere per forza così. È di nuovo fortemente soggettivo e di nuovo è fortemente correlato alla pietra. Perché, ad esempio, la malachite, abbiamo parlato della malachite o del diamante di Herkimer, ma non è detto che tutti i pezzi di malachite abbiano la stessa forza, la stessa intensità o la stessa capacità in questo senso qui. Quindi ogni cristallo in qualche modo è unico. Dobbiamo imparare proprio a... Mi stavo cadendo. Dobbiamo imparare proprio a scoprire attraverso il contatto con loro e attraverso la meditazione quali sono le loro caratteristiche soggettive. Va bene, direi che questo video è concluso. Spero che vi sia piaciuto, che abbia dato spunti di riflessione interessanti o che semplicemente vi abbia tenuto compagnia, perché anche questo ha una sua importanza. Ebbene. Che la pace sia con tutti voi e anche la forza, sì, facile, collegandoci a questa frase di Star Wars, permettetemi la battuta e alla prossima, buona serata e buonanotte. Ciao.